I am Stefano Cigarini. I am the CEO of FICO Italy World Italian Food Theme Park. Italian theme parks are back, life is back, and we are reopening. The world will restart after pandemic, and so we'll do the theme parks. Because people need to entertain themselves, to enjoy, to get emotioned, and they need places where they can live their sociality, they can live their staying together with other people. We, as FICO Italy World, have invested 5 million euro in order to reshape and restructure the park. It's a bet on the future, but we believe that experiential tourism and experiential parks will be one of the great keys of tomorrow's entertainment. FICO is the Italian food theme park. It's the only of its kind in Italy and the only of its kind in the world. There's no such a format as a food theme park. It could be done by Italy because Italy is one of the leading countries for food, and our future goals is to develop and duplicate FICO all around the world. It can be a champion of Italy, bringing the Italian excellence of the food all over the world, just like Disneyland is an American excellence brought all over the continent with the Disneyland parks. Digital content is powerful and useful for the people to live full experience. We want to immerse people in the stories. We have already collaborated with Red Rayon. Red Rayon has created stories for us, taking us back 80 million years ago in the dinosaur's age, and now they are taking us into the world of food. When the guests will enter into FICO Italy World, they will start walking around this big flat, which is divided into 7 themed areas. The flat includes also 13 factories done by some of the most important brands in Italy, food brands, and some specific regional producers. It's a great experience for people because they can see with their eyes how the food is produced. And we talk of mortadella, of ham, of cheese, of milk, of beer. But the factory themselves, they were not self-explaining. So we needed a way to get people's attention and explain them how the food is produced, really. And this is why we involved Red Rayon, because they produced multimedia content that explains to the people how the food is produced, what is the process, and how what we eat gets from the ground to the final table. This is exactly what Red Rayon did with very simple, effective multimedia content on the windows of our 13 factories. When the guests will walk in front of the factories, they will see a multimedia show start. The windows will start to flash, and we will project over the windows and through the windows so that the whole factory will be enlightened. So the people will see all the machineries which is inside the factories get enlightened and get real, get live. While a voice and the animation will explain them how the process is done. And then, after the show is over, a person, a technician, will open the door and let the people in, and they will touch the factory after they understood it. Ciao, sono Lorenzo Ori, sono tecnico residente presso FICO Italy World. E mi occupo di tutta la parte audio, video, luci e multimediale e quindi di tutto il progetto portato avanti da Red Rayon nel corso di questi mesi per la messa in campo della produzione video che è stata realizzata per le vetrine delle fabbriche. E abbiamo utilizzato dei proiettori, alle volte accoppiati, in certi casi anche tripli, per poter coprire le superfici di proiezione utilizzando appunto questo tipo di pellicola specifica per proiezioni su vetro. L'importanza che sia uno studio specializzato a produrre contenuti multimediali come questi è fondamentale. Qual è stato il principale ostacolo? A mio avviso il fatto di non poter essere sul luogo e poter avere un'idea visiva di quello che è stato le necessità produttive. Eravamo in pieno lockdown, quindi Red Rayon a Catania, noi a Bologna. Ho apprezzato il fatto che siano stati in grado di interpretare, comprendere e realizzare un prodotto da zero in assoluta cecità. Quindi
un livello di professionalità veramente altissimo. Da 1 a 10 valuto la collaborazione con Red Ryan, direi 11, probabilmente anche 12 personalmente. Raramente mi è capitato di riuscire a lavorare in maniera così fluida. Sono Giuseppe Gramellini, sono responsabile qualità e HACCP del parco e inoltre faccio parte dell'ufficio della gestione del parco e degli operatori. La collaborazione con Red Ryan è partita già a dicembre del 2020 e è servita per far capire e conoscere ancora di più le nostre fabbriche. FICO è un parco particolare con delle fabbriche alimentari che producono e Red Ryan ci è servito appunto, come ho già detto, per rendere ancora più capibili al pubblico grazie ai loro contenuti sviluppati apposta che cos'è la fabbrica dentro FICO e che cosa si fa all'interno di essa. Il risultato finale del lavoro svolto da Red Ryan rispecchia ampiamente l'idea che ce l'avamo fatta inizialmente per FICO. In alcuni casi addirittura secondo me migliorato rispetto alle aspettative che avevamo. Red Ryan sono stati bravissimi a capire i bisogni di FICO in primis, ma soprattutto anche dei vari operatori, delle varie aziende. Le impressioni delle fabbriche e degli operatori che lavorano all'interno della fabbrica sono state entusiaste, nel senso che sia chi ha rispecchiato in pieno il proprio obiettivo, chi invece non se l'aspettava era scettico, ma guardando il risultato si è sicuramente ricreduto. L'aspetto che abbiamo apprezzato maggiormente nella collaborazione con Red Ryan è stata sicuramente la professionalità, ma la pazienza. La pazienza che ha avuto tutto lo staff di Red Ryan per capire le nostre esigenze, ma soprattutto quelle delle aziende. 12 aziende alimentari diverse con le proprie esigenze, ognuna è riuscita ad avere il prodotto perfetto per FICO, ma soprattutto per loro che ha rispecchiato in pieno la loro idea di lavoro. Quindi molto 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 pazienti e un grandissimo ringraziamento da parte mia e di tutto lo staff di FICO. Sono Silvia Bonzio del Forno di Calzolari, siamo qui a FICO e penso che la collaborazione con Red Ryan abbia sicuramente aiutato a meglio trasmettere i contenuti del nostro lavoro, soprattutto quando facciamo i corsi in presenza, avere un supporto grafico animato è molto interessante. E le prime reazioni sono state quelle di attrarre maggiormente il pubblico e attrarlo soprattutto verso un'area che non è principalmente la galleria di FICO. Teo Musso, birrificio Baladin, qua in FICO. Allora, io sono convinto che in un mondo fatto di comunicazione estremizzata sia ancora più importante essere d'impatto, no? Per riuscire a trasmettere i messaggi. Quindi sono assolutamente convinto che questo lavoro fatto sul far vivere, anche quando il birrificio non è operativo, quello che succede all'interno nel momento in cui si lavora, sia una cosa fondamentale. Prima di tutto devo dirvi la mia reazione è stata quella entusiastica perché il lavoro fatto è stato molto molto attento, no? In quello che è stata la nostra descrizione, in tutto quello che è il processo di produzione e nella traduzione in un modo al punto giusto del giocoso che serve per rendere accattivante il messaggio. Ritengo che questo sia un bellissimo percorso grafico di rilettura di quello che è quello che noi facciamo e come vogliamo trasmetterlo. Quindi chapeau al lavoro di Red Ryan. Abbiamo costruito questo rapporto in un periodo abbastanza lungo, seguito da Fabio, che è la persona di interazione all'interno del nostro birrificio, e devo dire che è stato un bellissimo rapporto di condivisione e il risultato sicuramente lo fa vedere.